Il Centro di Ricerca Musicale Tempo Reale promuove questa uscita discografica come risultato di un laboratorio che una serie di musicisti, militanti, professionisti del centro hanno condotto, guidati da Massimo Altomare, all'interno del carcere di Sollicciano, lavorando con i musicisti detenuti e insieme a loro costruendo un universo di pezzi, di musiche, di opere che anche e malgrado questo periodo di ristrettezze, di limitazioni, ci sembrava interessante fissare e promuovere. Ecco quindi che il laboratorio, che si chiamava inizialmente In e Out, diventa un prodotto all'interno del quale convergono esperienze diverse, linguaggi diversi e quindi un contatto tra esperienze che evidentemente sono distanti ma accomunate dalla musica. Anche se viviamo in un altro tempo, soffriamo tutti quanti della stessa malattia. Sono molto contento di lanciare questa campagna di crowdfunding per la realizzazione del disco In Out dell'Orchestra Ristretta. Sono contento perché questo disco non soltanto rappresenterà, restituirà quello che è il cuore segreto della musica dell'Orchestra Ristretta, che non è musica fatta di cultura musicale, tecnica, ma è musica fatta da rabbia, da emozioni forti, trattenute, quasi compresse e liberate attraverso la musica, perché in realtà è questo in fondo il mio lavoro con l'Orchestra Ristretta. Migliaia di parole, 100.000 ore, forse la vita è altrove. Questo è il nostro sole che ci unisce dentro. Quindi al di là dell'esperienza musicale dell'Orchestra Ristretta, che è un'esperienza particolare ma secondo me molto interessante, c'è anche poi l'arricchimento con il contributo di tutti i musicisti esterni che hanno lavorato con l'orchestra durante il laboratorio In Out e che hanno composto dei brani per l'occasione, alcuni in interazione con i membri dell'Orchestra Ristretta, altri semplicemente strumentali o di ricerca musicale. Quindi siccome io penso che i dischi vanno fatti perché sono quando sono necessari, altrimenti meglio non fare i dischi perché si inquina e si produce roba che non va bene in tutti i sensi, sia a livello spirituale sia a livello pratico. Per cui ecco, io credo che onestamente In Out dell'Orchestra Ristretta e di tutti i musicisti che hanno partecipato a questo progetto sia un disco necessario per capire qual è l'anima di un detenuto, per capire quali sono le frustrazioni a cui una persona in galera è costretta a subire e a assistere a una rinascita attraverso la musica. È un processo molto profondo, molto spirituale, a cui io credo moltissimo e che Tempo Reale, con i suoi mezzi tecnici e la sua competenza, è riuscito a dare un ordine, una disciplina e quindi a rendere possibile poi la realizzazione di questo disco, ripeto, che io credo molto importante. Sosteneteci perché, insisto, voglio ribadire, questo è un disco necessario, credo necessario per il mercato discografico, necessario per i detenuti, necessario per i musicisti che collaborano con gli ultimi della terra. Quindi veramente non ho nessun imbarazzo nel chiedervi un'ennesima volta, sostenete questo crowdfunding, sostenete il disco In Out dell'Orchestra Ristretta. Grazie. Te fai una botte con una botte, li va vita, chi ha pensato e ti chiudere per sempre sto capitolo. Impronte digitale, foto in matricola, agenti da sezione, ma mi guarda e mi sorridono. Cau rispetto tu guadagni, a botte macchinette, capa aperta.